La guerra sempre è una sconfitta, è una distruzione della fraternità umana. Fratelli, fermatevi, fermatevi. Il 22 ottobre il Papa ha pronunciato parole forti condannando le atrocità della guerra. Poco dopo ha chiamato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per discutere dei vari conflitti in corso e individuare, come ha detto, percorsi di pace. Nell'ultimo anno Papa Francesco ha sfruttato ogni occasione per parlare di pace, sia per l'Ucraina che per l'Armenia o più recentemente per la Terra Santa. Sono molto preoccupato, addolorato. Prego e sono vicino a tutti coloro che soffrono, agli ostaggi, ai feriti, alle vittime e ai loro familiari. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022, il Santo Padre ha esortato russi e ucraini a lavorare insieme per porre fine alle atrocità. Ha inviato l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, come suo rappresentante speciale per mediare la pace tra Mosca e Kiev. Parlando ad entrambe le parti, il Papa si è guadagnato le critiche di molti. Non impressionato da ciò, ha continuato a difendere coloro che soffrono di più a causa dei bombardamenti e della violenza, i civili, compresi gli anziani e i bambini. In Armenia e in Terra Santa sono scoppiati due nuovi violenti conflitti. Prima dell'intervento azero nel Nagorno-Karabakh, Papa Francesco ha chiesto il dialogo tra le nazioni. Seguo in questi giorni la drammatica situazione degli sfollati nel Nagorno-Karabakh. Rinnovo il mio appello al dialogo tra l'Azerbaigian e l'Armenia. Una settimana dopo, le immagini di attentati hanno fatto il giro del mondo quando l'organizzazione terroristica Hamas ha attaccato Israele via aria, mare e terra. Anche su questo conflitto il Papa ha risposto immediatamente. Gli attacchi e le armi si fermino, per favore, e che si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. Pur condannando tutti gli atti di terrorismo, Papa Francesco ha insistito sul dialogo. La strategia di tendere sempre la mano alle due parti coinvolte in un conflitto è la linea guida della diplomazia del Papa. Questo non è sempre ben accetto, soprattutto quando c'è un chiaro aggressore che ha iniziato le ostilità. Tuttavia, il Santo Padre ha continuato a mantenere aperti i canali con tutte le parti per costruire ponti tra le forze opposte. Dopotutto è il Pontifex, che in latino significa costruttore di ponti.